le scuole aperte, ma già domani. Impazzendo. In realtà domani aspettiamo tutti. Ecco, se vuole dimmi, dunque voi avete questo mouse che fa in tre dimensioni, mi ha detto? Sì, funziona sia come mouse da tavolo che come mouse aereo, quindi legge tutti i movimenti che facciamo in aria. Per connettersi si utilizza questa fotocamera qui davanti, è sufficiente fotografare il QR code che compare sullo schermo e ci si collega. E quando è compare sullo schermo, cioè? Lo faccio vedere. Adesso è collegato, quando io mi scollego compare questo QR code, sì? Non devo fare altro che fotografarlo per ricollegarmi. Ho capito. E inoltre ha una memoria interna, quindi permette di memorizzare file, capito. Preferiti, qualsiasi tipo di cosa. Ma cosa costa? Adesso, allora il valore, prezzo pieno è 149, in preordine si acquista 110. Ma allora diciamo in qualsiasi ambito didattico, sì, universitario, esatto. Uno degli ambienti con cui lo stiamo sperimentando è proprio la scuola digitale per proiezioni, ma soprattutto per il docente che si sposta da un'aula all'altra. Ho capito. O anche per gli studenti che vanno in laboratorio e salvano le proprie cose e le ritrovano a casa. Ma voi avete già parlato al Profumo oppure qui qualche, non so. Ma Profumo non direttamente. Beh, sì. Non siamo così. Sì, non quando abbiamo un network così sviluppato e alto, è di alto livello. Ho capito. Se la riprendo se c'è lo stoppato non fa niente, no? No, non si preoccupa. E mi preoccupo che non c'è dentro la via. Qui c'è un video. Però qui fuori c'è un 3D. Ho capito. Quindi uno può rappresentare quello che vuole, tanto il software riconosce un'immagine, che in questo caso è questa copertina, che è stata stampata molto prima, anni prima dell'applicazione, quindi noi non abbiamo dovuto ristampare tutte le brochure per aumentare. Ah, capito. Abbiamo adattato il programma alla copertina. Ma operativamente che c'è tra usare il codice QR e usare la realtà aumentata? Quindi l'abbiamo fatto in tempo. Il codice QR è semplicemente un link, cioè equivale a un www qualcosa. Ho capito. Quindi noi volevamo mettere qui dietro un codice che ti facesse scaricare direttamente l'applicazione. Capito. Per poi vedere dall'altra parte, diciamo. Non abbiamo fatto in tempo a attaccargli gli adesivi. Quello era l'unica cosa. Ciò che è sotto traccia della realtà aumentata è semplicemente individuare le coordinate di un oggetto e dopo da quello ci faccio interpolazioni, esatto, elaborative che vuole. Esatto, esatto. Va bene, non mi resta che ringraziarla e la saluto. Grazie. Buongiorno, cosa fa di bello questa? Cosa fa di bello voi? Sì, noi creiamo degli ebook su iPad e a tema scientifico-tecnologico indirizzato in particolare per il mondo hobbistico, cioè vogliamo rendere la scienza un'attività praticabile anche in ambito casalingo. Per cui, per esempio, creiamo ebook, che vuol dire libri multimediali, sì. Con possibilità di far vedere. È meraviglioso, ma com'è che è possibile? Pazzesco! È possibile con questo nuovo strumento di Apple. Apple ormai ha venduto 100 milioni di iPad nel mondo e quindi sta diventando un mercato molto interessante, per dare la possibilità anche agli studenti o ai ragazzi in generale o agli appassionati, perché ci sono anche molti adulti che sono appassionati di questo genere di cose, e la possibilità di questo sistema. Siete in collaborazione con l'Università di Milano, con il Politecnico, con Pisa, col MIUR? Abbiamo diversissime collaborazioni e ormai con l'esperienza anche di tanti anni che ho nel settore di diffusione, di divulgazione tecnologica, abbiamo diverse collaborazioni. Noi teniamo anche un blog che si chiama hobbyist.it e che tiene un po' traccia di tutti quelli che sono gli avvenimenti divulgativi, capito, dell'ambito scientifico. Ma cosa costa un libro di questo genere qua? Un libro di questo genere costa pochissimo, perché l'ebook permette una grande diffusione e quindi il mercato che si raggiunge è molto ampio. Un libro anche molto complesso, come il classico libro che adesso le faccio vedere, che è
questo libro di biologia, sì, che è stato creato non da noi, ma da un biologo, dal più famoso biologo americano, ed è stato sulla iBook Store di Apple già da maggio più o meno di quest'anno, costa 1,99 euro, capito? Quindi accessibilissimo a chiunque. Di fatto, infatti, ne hanno venduti milioni di copie, capito? E quindi sì, sì. Rimane in argomento, penso, parlando di Apple, penso ai loro manuali, oppure c'è Nuova Elettronica che faceva, ho recuperato due libri bellissimi, molto fatti bene per i Dummy People. Sì, sì, sì. Non è che voi potete mettere in contatto o con la Apple per fare questi, certo, manuali in versione, noi stiamo, oppure con questa Nuova Elettronica? Sì. Siamo in contatto con diversi editori, adesso Cintar, degli editori. Chiaro. Via via si perfezionano, che vogliono passare i loro libri cartacei a questo sistema, cioè all'iBook. E magari potete, anche con le associazioni tipo l'IT oppure la IMQ, trasformarli in questa forma qua. Certo, molto volentieri. Noi siamo qui indirizzati alla divulgazione massiva, quindi alla divulgazione per il pubblico, più che non alla divulgazione per settori specifici. Capito. Quindi benissimo, lei mi ha citato diversi editori. Col ministero siete in contatto? No, con il ministero noi non siamo personalmente in contatto. C'è uno grande sforzo in questo momento da parte, si vede, del governo attuale di far introdurre queste tecnologie nella scuola, ma c'è ancora un abisso rispetto a quello che avviene negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti l'80% dei libri scolastici, di tutti i libri scolastici, sono già stati trasformati per la lettura su iBook, quindi su questo, esattamente su questo strumento. Sai che cosa mi interessa molto? Perché parlo con i miei figli che sono della generazione digitale, e loro i libri normali cercano di non li leggono. Sono proprio obbligati, veramente non leggono nemmeno per sbaglio i giornali, soprattutto col video, le informazioni acquisiscono in video, per cui il futuro prossimo è così. Sicuramente, ormai la generazione dei nativi digitali è quella che ormai ha 25 anni e quindi ne dico una cosa curiosa, no? A parte che ho visto anche dei video flessibili della Sony, eccetera, ma... Se ho solo un giroscopio non so come è girato, devo fare delle manovre strane per capire come è girato il mio giroscopio, se no, e poi dopo avere la prontezza di un inverso per rimettere in assetto. Questo è come normalmente avviene il volo degli elicotteri. Infatti l'elicottero è più difficile far volare di un quadricottero, perché se tu metti così nel centro, lui rimane esattamente nella posizione in cui era precedentemente. Quindi io
diciamo che vengono comandati volta a volta dal sistema, no? Non sono autonomi, no. Allora, c'è un sottoprogramma che... Scusate. Claudio, ma tra voi che vi interessate di robotica, c'è qualcuno che pensa che un domani i robot come quelli che si sviluppano? Se forse vi interessate, io ero in Giappone un po' di anni fa, e una dottoressa mi sviluppava in parte, però questo lo so io. Intendo su questo signore che ci incantò tutti la domanda di come, secondo la sua visione, il robot potrebbe fare la prossima specie di mio. Noi protestammo tutti quanti, però lui disse che in fin dei conti la vita è così, ma di sembrarsi continuo di specie che prendono la priorità suprema. Cosa c'è, le solari? C'è l'ambientazione? C'è. È un robot autoassemblato. L'ho assemblato io. E quanto costa, detto? 2,79. Ho capito. E questa è la roba che fa le cose. Ma che materiale utilizza? Come? ILA. Che sarebbe? Ah, ho capito. Ma poi rimane insieme? Com'è che fa? Come aggregante? No, no, lui la scioglie con un esplosore e quando si rapprende diventa solido. Capito. E cosa costa una... Questo è l'ultimo modello nato, costa 2.200 euro. 2.200 euro, capito. E dov'è che utilizzano così? Per prototipi? Un'animazione rapida a basso costo. Ah, capito. Senti, quella roba lì che c'è lì cos'è? È una roba... Sempre io, lo chiamiamo Beginner Kit ed è il primo robottino di, diciamo, introduzione alla robotica per le scuole medie e superiori. Quindi voi collaborate nell'ambito didattico con le scuole. Va bene, la ringrazio, buongiorno. Aspetti, un momento. Allora, can you speak and say which peculiarities of the robot? It's a low cost robot. Begin in the humanoid life size technology, and its conception is modular. You can begin by buying a head or arm and plug them together to make a full robot. It's for school laboratories, but also for hobby. In 1 year, we propose this robot in rent for white label. You can change its skeleton. We can change all those parts and give the style you want. For example, for company, Audi want to present a new car. They give us a style. We make the Audi style and for present the car. Made also a pattern recognition of object. Or no? No, currently we have a technical problem. That's why the robot is in. That's why the robot is in doll mode, okay, puppet mode. But normally you have face recognition, movement recognition, color recognition. You can hear and we interact with the environment. Ah, capito. Adesso mi ho fregato la... Excuse me, ho solo che... per me. How much is a robot with the production model is about 10,000 euros. 10,000? Yes. 10,000 euros? Yes. The final product model. This is one is not a prototype but a stress test unit. Okay. Make experimentation. Okay. Thank you very much. Bye bye. Good luck. Thank you. I'm in the public today. Okay. I'm not an Italian, but I can speak it. Yes. So here is just one of the algorithms that are included inside the software. So thanks to that kind of information, so you can see the expression of the people. We made interaction between the robot and the user. For example, if you smile, the robot will come to see you. If you are hungry, the robot will go back. The possibility to recognize the feeling of the è vero, fa di meno, è vero. Cosa costa un robot che segue le tracce come quello? Cioè, dico, prezzi di realizzo, intendo. A prezzo regalo.
Ultima offerta. Dipende dalle roba universitaria di studio oppure? No, noi siamo ragazzi delle superiori. Ah, ho capito, ho capito. Di quarta e quinta. Di dove? Di Bollate. Ah, Bollate, che bello. Ma non avevi mica licenziato i corsi, per cui non esistono più i corsi. Com'è? Cioè, che corso è il vostro? Noi siamo del vecchio ordinamento, quindi siamo ancora informatico, ma anche i nuovi informatici faranno. E cos'è che perde con i nuovi corsi? Cos'è che non sa cos'è? In che cosa viene degradato il sistema di studio? Quanto ho capito, tolgono la diramazione informatica e telecomunicazioni, lasciano solo telecomunicazioni. Capito. Il che vuol dire che una parte delle materie verrà ridotta di ore. Ecco, ma mi diceva prima il signore, 28 la parte pratica, studiando la parte pratica praticamente non potete più fare queste cose qua, o sbaglio? Noi adesso veniamo, infatti, questo è il laboratorio pomeridiano. Per farlo, quindi penso che la parte di progetti rimanga. Capito. Il problema è che sarebbe bello farlo diventare popolare. Capito, ma non è roba vostra, è roba della futura elettronica per caso. Cioè voi sponsorizza. Ah, sponsorizza, ho capito. Sì, sì. Perché i costi chiaramente per una scuola sono capito. Va bene. Niente, non mi resta che ringraziarla. Niente, salve. Guarda che non è ancora di meno. Può fare ancora che va, cerca di un po' girare dall'altra parte e dire. In che senso? Che andare contro l'ostacolo e che poi lo devia. Cioè. Da questa parte del tuo no. Provi. Abbiamo un piede No. E prendo la scritta del vostro istituto, se volete. Se lei si sposta, le prendo la scritta. Sì, non siamo noi però. Ah, capito. Avete il notiziario di ricerca della comunità europea, l'Explorer. È quello? Adesso vedete. Cambiato la veste grafica? Sì. Ma è anche in italiano o solo? Sì, c'è anche in italiano. Mi puoi dare quello in italiano? Quello in italiano? Quello che mi ha dato in italiano? Sì, in italiano. Ah, bene. Tutto ciò che... questo qui è interessante o no? Sì. Perché ho figli al Politecnico. Ah, ecco. Per cui... ok.